Allora, perché sei in queste condizioni? Sono in queste condizioni perché Simone Donati mi ha vergognosamente tirato una bomba, cioè una mina, una palla fortissima in faccia, e questa cosa mi ha procurato una frattura al setto nasale, un taglio sopra il labbro e la perdita di molti neuroni, però sono ancora valente per l'andatura. Nome: Stefano. Lucio. Massimiliano. Cognome: Pierri. Fantoni. Bandini. Classe: prima. Prima D. Fortunatamente terza B. Età: 15. 16. 18. Materia preferita: greco. Filosofia. Storia, filosofia, basta. Professore preferito: Saccone. Agostini. E Marchese si spera. Media scolastica: 7,50. 7. Va dal 7,5 all'8. Il tuo punto di forza: il ginocchio. La campanella. La campanella. Non ho paura di dire quello che penso. Il tuo punto debole: il tallone d'Achille. La capiglia. Che a volte lo dico troppo spesso quello che penso. Ultimo film visto: Blow. Eternal Sunshine of the Spotless. L'ultimo film che ho visto è stato Benvenuti al Sud. E questo dice tutto. Il libro sul tuo comodino: Colla. Irving Welsh. Alta fedeltà. Ah, c'è Sun Tzu, l'arte della guerra. E al libro. Lista: Musatis Mutandis. Mand out for this list. Studente, ragione e libertà. Non sono candidato a confini. Punto. A cosa ti candidi? Mi candido alla consulta provinciale degli studenti e al Parlamento regionale. Perché lo fai? Perché mi è sembrata una buona opportunità sia per me sia per quelli che avranno voglia di votarmi. Spero di essere un buon rappresentante, mi sento di candidarmi. Perché finalmente è un'opportunità di entrare in, diciamo, preoccuparsi di tematiche altrimenti sarebbe molto più difficile occuparsi. Perché credo che bisogna dare una scossa a questa scuola. Che novità pensi di poter apportare? Che domanda è? Parlamento potrei... Diciamo, il punto di forza è il dialogo con gli altri candidati alle altre... la consulta l'istituto. Propongo di portare i problemi dello studente sia a livello provinciale sia a livello regionale. Chi voterai all'istituto? Gori. Piano. Non era segreto, scusate. Cosa pensi dell'altro? Bandini si poteva candidare in ultimo, con tutto il rispetto. E Duccio, secondo me, è un valente candidato. Pierri, mai visto serio. Bandini non lo conosco bene, solo per voce. A quanto ho visto sono tutti ragazzi che hanno voglia di lavorare e questo può sicuramente far bene alla scuola. Se ti dovessi impegnare in una sola battaglia, quale sceglieresti? Battaglia scolastica. Ah, stavo per dire Caporetto. Di avere i migliori rapporti possibili con il preside e di avere i migliori rapporti possibili con tutti i professori. La partecipazione di tutti all'interno della scuola. Mettere in primo piano quelli, come ho detto prima, che sono i problemi dello studente. Un fioretto che farai in caso di vittoria: bacio mia moglie e i miei figli. Taglia capelli. Oddio! Più corti va, forse. Macchinetta. Accenderò un cielo e pregherò per Masetti affinché l'Apsus vada al grande. Come giustifichi il crollo delle iscrizioni al liceo Cicognini? Spiegato molto bene il preside nell'intervista all'Apsus. La ragione di questo calo va cercato ovviamente nel cambio quasi totale della società, di questa società consumistica che ricerca nella scuola più un tramite per entrare meglio nel mondo del lavoro, mentre invece probabilmente il classico ti fa entrare nel mondo dell'università. Professori. Il crollo delle iscrizioni al liceo Cicognini è dovuto, come ha detto giustamente il preside nell'intervista rilasciata all'Apsus, secondo me, al crollo dell'appeal che la nostra scuola ha perso. Cosa ne pensi del nuovo preside Mario Di Carlo? Ancora poco, però diciamo che l'ho trovato in quel poco in cui ho avuto a che fare con lui, l'ho trovato abbastanza disponibile e disposto a capire le necessità degli studenti. Ah, mi sembra un buon acquisto. Beh, è entrato da neanche 2 mesi, è ancora troppo presto per giudicare i primi passi, però da quello che abbiamo visto e da quello che abbiamo letto sia sui giornali quest'estate sia sull'Apsus
ci è sembrato un preside sicuramente voglioso, che ha voglia di fare, ha voglia di lavorare per il bene della nostra scuola. Cosa ne pensi del vecchio preside Luigi Nespoli? Un personaggio che andava perso. Oh, missis, ci sono le intercettazioni, c'è la legge sulle intercettazioni, mi fate parlare, grazie.